Hola, finalmente siamo giunti al video in cui provo la fibolica. Voi direte, cosa provi, una malattia? Oh mio Dio, mi è venuta la fibolica, guarda, non ti avvicinare perché è un attimo che me la scorreggia, ti faccio diventare Carlo Conti. È contagiosa, stammi di stati che ho la fibolica, non ho fatto neanche l'antifibolica l'anno scorso. Che cos'è, direte voi? Vuoi dire un'altra volta fibolica? Ce lo spieghi? Sì, ve lo spiego. Allora, praticamente mi hanno mandato questi prodotti, che sono delle polverine. Io ho scelto il sale e pepe, ovvero grigio bianco, per tappare le calvizie. Ovviamente sono notoriamente più maschili, però in caso ci fosse una donna che ha la cosiddetta chierega, come si suol dire, la chierica, può usare questo prodotto. Io volevo farlo su Simon, ma Simon si è rifiutato, mi ha detto, ma anche io la mia testa non te la presto. Allora ho pensato, proviamo con il buco di Dani, non quello di culo, che sennò ci vorrebbero 16 boccetti per tapparlo tutto. Mettevo il buco in testa, però ho detto, ma non rende tanto bene perché è un buchino così. Quindi l'unica persona a disposizione che voleva farsi riprendere, anche se di schiena, è mio padre, è Papaloffa. Solo che Papaloffa ha i capelli appunto brizzolati, più tendente al bianco, quindi ho preso la versione grigio bianco. Vedere il prodottino grigio bianco, e l'unico problema è che mio padre è qua, fino a qua praticamente non c'è un cazzo di capelli. Da qua in giù sembra Antonella Elia ai tempi d'oro col caschetto, perché non sapesse che Antonella Elia per le New Generation era conciata così, ecco, con quel suo caschetto nettissimo. E quindi io dovrò trasformarlo in Sailor Papaloffa e mettergli due codini laterali e fingere che in realtà siano rasati. Cioè, voi guardatelo ma pensate che in realtà siano capelli rasati, perché purtroppo questo prodotto, come ho già detto, va usato su persone che hanno, diciamo, una calvizie di questo genere, gesti ambigui, olè, di questa ampiezzitudine, cioè così, cioè devo essere centrale, però qua devono esserci anche un po' qua, perché qua non riesce a farlo. Quindi noi proviamo a vedere se tanto tappa qualcosa, poi vediamo il cazzo che sarà. Tanto come si presentano i boccetti, sono così, hanno fatto un colore fuori che li fa sembrare di un altro colore, quindi se uno li compra tu, ma c'è un foglietto dentro, non è che c'è scritto veleno per top, ah no, è per non far seccare, non farlo seccare, sono quelle bustine tipo quelle dentro le scarpe. Quindi questo è il boccettino bianco, anche se sembra color sciorda, molto molto bene. E questo è, ah, fangulo, e questo è il boccetto grigio che sembra marron merda scuro. Che bello, che bello. Quindi ora noi andiamo a provarli e vediamo se funziona, perché ancora non lo so, giustamente ho fatto prima l'intro e poi proverò. E sono molto emozionati perché sono più che certa che avrà una caccata di dimensioni epocalmente epocali. Molto bene. Ok, allora abbiamo la nostra Sailor Moon che è pronta. E ora cominciamo. Allora, questo è il colore, dovrebbe essere il bianco. Va tenuto con un angolo di 45 gradi e spolverato sulla testa. Quindi andiamo. Poffi poffi. Ma questa è bamba, che cazzo di roba. E poi mettiamo un po' di grigio. Però in effetti un po' sembra, eh. Cioè, immaginate che va fatto su capelli rasati, cioè mio padre ce li ha lunghi, però se lo fai sui capelli rasati e copri il buchetto, effettivamente potrebbe sembrare. Fa sembra che tu sia reduce da un party con di pre. Ecco, avete visto com'era prima? Immaginatelo rasato, che figata! E ora vogliamo provare anche davanti. Quindi ora proviamo a vedere se riusciamo a tappare anche davanti. Ma cos'è? Togliamo lo scotch. E Gigi D'Alessio. No, mi si è smerdata tutta la fotocamera. Guardate che bella attaccatura la Gigi D'Alessio. La panoramica è questa. L'attaccatura è terribile, però da distante l'effetto c'è, dai, insomma una merdata, diciamocelo francamente. Ora togliamo i codini alla nostra Sailor.
Cosa ne pensa? Pronto con te, eh? Non mi vedo. Ah, allora si va a vedere e poi vi dico cosa ne penso. Tanto faccio una foto. È terribile, fa sembra che abbia cagato un gabbiano in testa. Terribile. Terribile. Bella merda. Bene, questo è tutto, è venuto una meraviglia, vi rimetto una foto qua, in realtà io non l'ho ancora fatto, però mi diverto a dire che è venuta una meraviglia perché sono sicura che verrà una merda, e quindi l'incoerenza di io che dico è proprio bello, eh! E questa foto qua sarà qualcosa che mi riempirà il cuore di gioia in fase di editing. Bene, questo è tutto, e saluto lo fine. Cosa?